Oggi è una giornata speciale, la giornata internazionale della matematica, meglio nota come Pi Day, il giorno del Pi greco, e come ogni anno viene festeggiata dai blogger matematici italiani con un'edizione speciale del Carnevale della Matematica. Il Carnevale della Matematica, come ho già spiegato l'anno scorso, ma lo spiego velocemente anche quest'anno, è una kermesse mensile in cui i blogger matematici a turno realizzano un post per rilanciare gli articoli, sempre matematici, scritti dagli altri blogger nel corso del mese precedente. Il Carnevale esce generalmente il 14 del mese, per cui ha un particolare valore, una particolare specialità. Il Carnevale è in uscita proprio il 14 marzo di ogni anno, ovvero il giorno del Pi greco. E come ormai da una decina d'anni a questa parte, il Pi Day viene ospitato proprio sul mio blog Dropsy, vi lascio il link in descrizione. Se ho programmato bene le cose, in effetti questo video dovrebbe uscire contemporaneamente con il Carnevale. L'edizione di quest'anno del Pi Day è la numero 176, per cui in questo video, piuttosto che anticiparvi le varie cose sul Pi greco che ci saranno nel Carnevale, provo a raccontarvi alcune delle proprietà del numero ordinale che rappresenta questa edizione, ovvero il 176. Il 176 è un numero pari, la cui fattorizzazione è pari a 2 alla 4 per 11. Fa parte, sì, ho contato bene, di 10 terne pitagoriche, ovvero quelle terne di numeri che coincidono con i lati di un triangolo rettangolo. Inoltre, se facciamo la somma di tutti i suoi divisori, 176 escluso, otteniamo come risultato 196, il che fa del 176 un numero abbondante, perché questa somma è maggiore del 176. Una caratteristica poi del 176 è quella di essere un numero felice. Cercherò a questo punto di spiegarvi che cos'è la felicità per un numero. Prendiamo un numero, prendiamo a quel punto le cifre e le diamo al quadrato ciascuna di esse, quindi facciamo la somma. Otteniamo un altro numero. A questo punto rifacciamo di nuovo l'operazione, cioè riprendiamo le cifre del risultato, le leviamo al quadrato e le sommiamo insieme e proseguiamo. Andiamo avanti fino a che non arriviamo a 1. Attenzione però, potrebbero esserci delle situazioni in cui entriamo in una specie di loop continuo, cioè troviamo un risultato che ci fa ritornare a uno dei risultati precedentemente trovati e quindi ricominciamo di nuovo con la serie di elevazioni al quadrato e di somme. Possiamo definire un numero felice soltanto un numero in cui questa serie qui finisce con 1. E appunto, la serie del 176 finisce proprio con 1, per cui possiamo dire che il 176 è un numero felice. Il 176 è anche detto numero pratico, questo perché praticamente qualunque numero intero positivo che precede il 176 può essere scritto come somma di 2 o più dei suoi divisori. Possiede anche due proprietà particolari che sono in un certo senso legate ad altrettante proprietà dei numeri primi che però non sono state ancora dimostrate, mentre nel caso di alcuni particolari numeri di cui fa parte appunto il 176, queste proprietà invece sono state dimostrate. In pratica ve ne dico soltanto una. Conoscete la congettura di Goldbach? Questa dice che praticamente qualunque numero naturale può essere scritto come somma di due numeri primi distinti. Ebbene, è stato dimostrato che qualunque numero pari può essere scritto come somma di due numeri pratici distinti. Prendiamo ora il numero 43. Questo può essere scritto come 35 più 5 più 3. Notate che 5 e 3 sono cifre del 35. Ora, se io prendo un altro numero, come per esempio il 42 oppure il 176, non posso trovare nessun numero intero positivo che, sommato alle sue stesse cifre, mi fa arrivare alla 42 oppure al 176. Ed è per questo motivo che il 176 viene detto numero colombiano. L'ultima proprietà, e con questa arrivo alla conclusione del video, è che il 176 è un numero ottagonale, ovvero esiste una sua rappresentazione geometrica a forma di, appunto, ottagono. E questa possiamo considerare come la definizione più semplice del numero ottagonale.
Arrivati a questo punto, quindi, dopo aver raccontato alcune delle proprietà del 176, non mi resta che invitarvi ad andare a leggere Il Carnevale della Matematica in tutta la sua interezza. Trovate, ve lo ripeto ancora una volta, il link in descrizione. E ovviamente non mi resta che augurarvi un buon P-Day a tutti quanti.